Apriamo subito la discussione per i nostri due speaker. Innanzitutto davvero grazie mille per entrambe le comunicazioni dalle quali ho imparato molte cose. Volevo chiedere, non so se sia una domanda, ma insomma una considerazione a margine di quello che diceva Aleksandra Mancic, e cioè il problema del tempo, cioè il rapporto tra lingua, pluralità delle lingue, traduzione e tempo. Nel senso che mi è sembrato di cogliere un elemento che diventa decisivo nella modernità, e cioè il problema dell'accelerazione. Da un lato la conoscenza di una pluralità di lingue per alcuni aspetti rallenta il lavoro, ma continua a renderlo possibile, cioè noi possiamo avere una conoscenza scientifica all'interno di un mondo multilinguistico, anche se con dei rallentamenti, per così dire, dovuti alla comunicazione della pluralità delle lingue. Ma la traduzione stessa rischia di essere poi un'operazione di rallentamento nella comunicazione. E da questo punto di vista mi veniva in mente, per questo dico che è marginale quello che sto dicendo, una ricerca che è sviluppata in questi anni in Germania da Hartmut Rosa, che è un sociologo, diciamo, proveniente dalla scuola di Francoforte, il quale ritiene che l'accelerazione, cioè il bisogno di velocità, sia il tratto caratteristico di tutte le società moderne o ipermoderne e che produce effetti di alienazione, cioè dover fare tutto in tempi sempre più rapidi è l'elemento di maggiore alienazione delle società contemporanee. Da questo punto di vista mi veniva in mente che, per esempio, in molte università italiane, in questo momento, i rettori delle università chiedono a noi docenti di costruire dei corsi di laurea in inglese. Perché questo diventa attrattivo per gli stranieri, perché questo rende, non voglio parlare di me stesso e quindi in termini, io facevo parte del nucleo di valutazione dell'Università di Padova, mi sono dimesso perché ho assunto una posizione ferocemente critica nei confronti di questa estensione dell'uso dell'inglese come lingua veicolare nell'insegnamento, per motivi scientifici, cioè il livello di insegnamento e il livello di trasmissione del sapere che si attua all'interno di questi corsi fatti in una lingua che non è la lingua madre, che è la lingua inglese, è un livello decisamente sempre più basso, è un livello che tende a questo. Allora mi chiedevo, accelerazione e monolinguismo? Monolinguismo nel senso appunto del dominio della lingua inglese, sono due elementi caratterizzanti, secondo lei, la società contemporanea che in qualche modo tendono a escludere la pratica traduttiva come pratica che richiede invece un tempo, una politica del tempo diversa rispetto a quella che è la politica del tempo delle società contemporanee? Anche a Silvana volevo chiedere una cosa, anzi ne avrei più di una, però mi limito a una perché ha solo nominato Wittgenstein, che è un autore che so che ti sta molto a cuore, e mi piacerebbe che tu sviluppassi un pochino la possibilità di utilizzare. E a me veniva in mente un passo delle ricerche filosofiche di Wittgenstein, nel quale Wittgenstein dice che le lingue sono un po' come delle città.
È un passo bellissimo, tra l'altro. Così come una città, dice, è fatta di case vecchie e case nuove, strade vecchie e strade nuove, piani urbanistici regolari e poi, e basta arrivare in Italia, piani urbanistici del tutto violentati rispetto al... Però la città è qualcosa, cioè come dire, si dà una regola dentro a questa stratificazione, dentro a questa pluralità. Ecco, mi sembra che se noi assumiamo un po' il paradigma della città wittgensteiniana, forse abbiamo la possibilità di cogliere qualcosa della pratica traduttiva pensata in termini wittgensteiniani, però volevo capire da te se la cosa funzionava. Grazie per la sua domanda, ma è giusto per questo che ho scelto di parlare in serbo. Il mio italiano è molto buono per leggere, ma per parlare, per dire quello che voleva, non sono sicura, allora vuoi rispondere in serbo. Što se tiče pitanja, dakle, ubrzanje, veze između ubrzanja jednojezičnosti vremena i našeg vremena, to je upravo, i da zahvaljujem na jednom tako, sažetku onoga što je najosnovnije u mom izlaganju. Ovdje bih da napomenem da sam ceo ovaj tekst koji u stvari vidim još mnogim pravcima kojima bi se mogao širiti, jer je tema odnosa između grčkog i latinskog s jedne strane, a onda slovenskih kultura u cijeloj toj evropskoj slici još komplikuje i neophodno je da bi se nekakav mozaik mogao sklopiti, ali sam početak je zapravo, i zbog toga i citat na francuskom na početku, podsticaj za ovaj tekst bio je Monolinguisme de l'autre, Jacques Derrida, i cela situacija u kojoj je taj tekst nastao. Jer to je bio susret frankofonih autora u Luizijani, dakle u Americi, što povezuje opet još jedan krug. I na poziv Eduara Glissana, između ostalog, koji je autor jedne poetike relacije, koja je po meni također veoma značajna, to reč, termin, ideja relacije i poetike relacije i politike relacije u raznim smislovima. I naravno ono što je iz možda dve stvari najpozitivnije, ono što je osnovna ideja Derridinog teksta, to je taj izmicanje jezika ispod osnove i obaveza ili prinuđenost da se govori jednim jezikom, ali je to jezik nekoga drugog. I sa druge strane, ona sporedna priča o Levinasu, koja je jedna priča od nekoliko jezika u jednom filozofiji, jednoj filozofiji. Dakle, to su bili neki povodi za moje razmišljenja na temu Bruna i onoga što ja pokušala sam da situiram, samo tu, to što vidim kao sličnost između našeg vremena i ili pouku, ili mada se setim onda uvijek Tarkovskog koji kaže da iskustva nisu prenosiva iskustva, dakle ne, veoma lična stvar, barem po njemu, te tako to iskustvo 16. 17. veka, odnosno naročito 17. veka, jer
16. vek je trenutak kada latinski postaje taj jedan obavezni, zabranjujući strašni jezik od jezika koji je zapravo vekovima bio jezik razmene i prevođenja, upijanja u sebe ili drugih jezika, odnosno pre svega grečkog, ali i drugih. I to je ona opasnost koju ja vidim. Dakle, da, jedan jezik i ubrzanje, i, ali koliko je to dobro, a koliko je u stvari potreba za prevođenjem, odnosno potreba da prevodimo sami sebe, da znamo više jezika s jedne strane, ili da koristimo više jezika, a ne jedan uvek mnogo potvornije, iako sporije. Ali upravo to jeste važna priča, možda nam je ipak potrebno manje nekakva usporenja u ubrzanju koje je neminovno, a to usporavanje može ponuditi prevođenje. Posso? Grazie. Sì, grazie. Fra l'altro, in relazione alla prima interessantissima domanda che hai fatto, io vorrei richiamare l'attenzione sulla differenza tra la funzione del latino in una certa epoca degli sviluppi della nostra cultura e la funzione dell'inglese. Il latino era lingua di formazione delle classi che sapevano, e se era lingua di formazione non era semplicemente lingua di comunicazione, mentre invece per noi adesso l'inglese sta diventando, non per tutti è lingua di formazione, quindi diventa poi quell'inglese impoverito che tu rifiuti, giustamente. Per quanto riguarda la domanda, la questione su cui io tento più volte di tornare è una questione difficile, perché c'è una vulgata di Wittgenstein per cui Wittgenstein è relativista e conformista, che è anche vero. Però dal mio punto di vista il suo relativismo e il suo conformismo sono aperti e interessanti. Wittgenstein fa spesso nelle ricerche filosofiche esempi di tribù immaginarie e lo fa perché è un modo per capire noi stessi, cioè per capire la nostra tribù. Certamente tu hai richiamato l'esempio, questa bella metafora della lingua come una città che si sviluppa in un processo. Certamente si sviluppa, ma si sviluppa con un certo ordine e quindi dando ai propri abitanti delle regole. Wittgenstein dice: le regole ci determinano necessariamente. Ecco, qui forse si può anche riprendere un tema che abbiamo già toccato. Sono originarie per noi, laddove originario significa costitutivo. Cioè, non sono originarie perché sono all'origine, perché sono quello che costituisce l'origine di noi come soggetti. Queste regole sono dinamiche e soprattutto le comprendiamo contrastivamente, guardando alle altre regole, alle regole di altre tribù. Per quanto riguarda il dinamismo delle regole, il fatto che i giochi si formano progressivamente, processualmente, c'è una bellissima immagine di Wittgenstein che dice: l'alveo può trasformarsi in corrente. L'alveo è il grund, cioè la nostra origine, che è processuale. Dal punto di vista del fatto che le differenze sono fondamentali, perché noi possiamo comprenderci solo guardando all'atto, guardando ai contrasti, da questo punto di vista il tipo di relativismo di Wittgenstein, che ha anche una base conformistica, non è il multiculturalismo, a mio parere, ma è il relativismo della rilevanza delle differenze.
Quindi io rileggerei in questo modo la proposta di Wittgenstein. E poi il tema della possibilità. In Wittgenstein è fondamentale. A un certo punto dice: io insegnerò possibilità. I'll teach you differences, e cita Shakespeare. E quindi è una questione poi, se per chi è interessato, una questione commentata benissimo da un nostro grande filosofo, Gargani, che non dovrebbe essere dimenticato, che ha scritto cose bellissime. Grazie. Anch'io voglio ringraziare le relatrici per le loro bellissime relazioni. E volevo appunto porre una questione che secondo me consente di trovare un trade union tra le due relazioni. E cioè una questione che Alessandra ha toccato incidentalmente, ma che per me è di estremo interesse, e cioè il paragone tra la traduzione e l'economia. A un certo punto, appunto, citavi Cicerone, il fatto che la traduzione è come uno scambio monetario, e noi diciamo rendere, ad esempio, il significato. Questo a me sembra una questione molto importante, perché in fondo presuppone una certa concezione del significato che in questo caso puramente economico è ridotto a un mero valore di scambio. E in un certo senso, ritornando anche a quello che diceva prima Luca a proposito ad esempio della città, le parti della città che sono molto molto, diciamo così, organizzate corrispondono, diceva Wittgenstein, ai linguaggi tecnici. No, linguaggi tecnici come ad esempio il linguaggio giuridico di cui si parlava ieri. Ecco, nel linguaggio tecnico, che anche esiste, non è che noi qui dobbiamo nascondere che non ci sia questa necessità nella traduzione di avere delle equivalenze assolute, no? Ma corrispondono alla costruzione di linguaggi tecnici, appunto, in cui il significato è ridotto a mero valore di scambio, moneta. Io ritengo che la borsa è il traduttore universale dell'epoca contemporanea, e se c'è un vocabolario assoluto nell'epoca contemporanea è la borsa, e la moneta è questo metro assoluto. Quindi volevo innanzitutto, la mia domanda per Alessandra, se può dire di più su questo paragone che appunto ha fatto, perché mi sembra molto interessante. Dall'altra parte invece mi sembra che Silvano insista sul valore d'uso, giustamente, dei significati, che è la resistenza al valore di scambio. Non dobbiamo tirare fuori Marx per una cosa del genere, ma Aristotele già diceva, quando parlava della moneta nell'Etica Nicomachea, che la moneta è un medio, però è un medio che noi consideriamo solo approssimativamente come un metro assoluto, perché ciò che non può essere ridotto a questo metro, e lui usa la parola incommensurabile, assumetron, mi pare in quel contesto, è il bisogno. E il bisogno si riferisce ai valori d'uso. Quindi la mia domanda invece per Silvana è appunto su questa dimensione dell'uso che rende i significati non riducibili a meri valori di scambio, e che è quello appunto che fa parlare. Io sono d'accordissimo con tutto quello che tu hai detto sull'alterità asimmetrica, ovviamente, no? E che fa parlare appunto la questione del relativismo. Giustamente tu hai detto che il relativismo corrisponde all'interscambiabilità assoluta. È strano questo, perché in genere si dice c'è un metro universale, ma infatti quando c'è un metro universale questo corrisponde alla interscambiabilità assoluta. In fondo questo non lo si nota tanto spesso, ma la prima forma di relativismo, quella di Protagora che noi citiamo sempre, dice: l'uomo è misura di tutte le cose. È strano che noi facciamo coincidere un'affermazione di relativismo con l'affermazione che esiste una misura assoluta di tutte le cose. No, sì. Facciamo prima le risposte. Ok, va bene.
Tanto abbiamo iniziato con 10 minuti di ritardo, quindi traslerei tutti il ritardo per giustizia. Certo. Da, ekonomska razmena pa jednakost između vremena i novca koja se često čujemo je jedna od tih stvari. Dakle, ali opet možda i ona dobija na ubrzanju sa vremenom, jer ako su već Rimljani govorili u izrazima koji su podrazumevali i vraćali na pitanje ekonomije plaćanja, onda svakako jeste jedno od elemenata koji leže od početaka. Verovatno bi se moglo razmišljati i o poreklu prevođenja u ekonomskim potrebama, tako kažem. Ali bojim se da je tema zaista ozbiljna i za razmišljanje mnogo, mnogo šire nego tek nekoliko rečenica. Ali jako zanimljivo. Hvala. Ma dunque, la tua domanda è più efficace della mia risposta, perché non, è il problema in effetti. Per quanto riguarda il valore di scambio e il valore d'uso, non ci avevo pensato questa, però è uscita molto. Io ti rispondo con un esempio. La poetessa Patrizia Valduga dice di aver, nella traduzione di Enrico IV di Shakespeare, dice di aver tradotto un verso che conteneva la parola sweet senza tradurre dolce, cioè facendo un verso dolce. Cioè, il verso era in italiano: per un'ora di vita in grembo vostro, che per chi conosce bene l'italiano è un verso dolce. Non traduce la parola, non traduce l'unità di significato, ma traduce la complessità. Il valore universale, il valore d'uso di questo verso, che si trasforma in un valore universale, comunica anche emotivamente. Quindi cioè, quello che tu proponi, valore di scambio e valore d'uso, mi sembra molto significativo. E poi hai ripreso il tema di cui parlavamo ieri del metro universale. Ecco, qui probabilmente è la questione, cioè è il ripensamento del concetto di universale. Ieri qualcuno ha detto, forse Luca, universalizzazione. In effetti la considerazione delle differenze è un'universalizzazione della nostra esperienza. È questo forse l'universale, non il riferimento a proprietà di carattere universale. Il primo relativista poi è Erodoto, che scrive, non so se vi ricordate quel passo sui greci e gli indiani gallati, i greci, un popolo che brucia i propri morti, un altro popolo che li mangia, c'è questo confronto, e entrambi i popoli inorridiscono al vedere l'usanza dell'altro. E Erodoto dice: nomos è padrone di tutte le cose. Il nomos è l'equivalente universale in una forma non, appunto, non di universalizzazione delle proprietà, ma in una forma come la suggerivi tu. Non ti saprei rispondere meglio. Sì, io volevo fare una domanda a Silvana Porrutti, abbastanza veloce. L'idea è un po' questa, cioè mi sembra che i termini che siano venuti abbastanza fuori, fortemente ripetuti, sono appunto un approccio contrastivo, sì, asimmetrico,
che dà rilievo alle differenze e che mi sembra diventi persino un po' più radicale nel discorso di Chiurazzi, dove si parla addirittura di incommensurabilità. Ora, a me questo può stare abbastanza bene da un punto di vista descrittivo. Mi chiedo però come ce la si cavi poi dal punto di vista etico, nel senso quando si arriva al giudizio di valore. Perché se effettivamente io do così rilievo in sede descrittiva l'incommensurabilità, mi chiedo, non so come dire, come sia poi possibile, no, dare un giudizio di valore appunto di qualcosa che giudico incommensurabile. È possibile? Dunque, io non parlo di contrastivo asimmetrico, però non sono così affezionata al tema dell'incommensurabilità, perché l'incommensurabilità deve sempre essere considerata, a mio parere, insieme al fatto che di fatto noi traduciamo. Di fatto noi ci mettiamo in contatto con l'altro. L'incommensurabile non è qualcosa che ci paralizza. Per gli antropologi è qualcosa che suscita il loro interesse. Cioè, quello che non riesco a capire mi sollecita a capire. E la misura in cui capisco è una misura di universalizzazione che mi consente di allargare lo sguardo. Questo fatto che le differenze non sono più usura, ma sono modo di relativizzare se stessi, a me sembra fondamentale. Cioè, se io capisco qual è la mia differenza, lo capisco perché mi vedo per differenza rispetto all'altro, e dunque mi capisco meglio. Perciò appunto, non drammatizziamo il tema dell'incommensurabilità. Fra l'altro, il tema dell'incommensurabilità non c'è in Quine. Quine non parla di incommensurabilità, parla di indeterminatezza. Cioè, non è possibile ridurre il tradurre a un fatto osservabile. Cioè, non si traduce se si rimane legati ai fatti osservabili. Ieri dicevo, non c'è solo l'elemento empirico, ma c'è anche l'elemento ideale nella traduzione, non c'è solo l'equivalenza, ma c'è anche la non equivalenza. Il giudizio etico. Ritengo sia sempre una questione di carattere contestuale. In certi casi il conflitto è tale che non si riesce a dare risposte e che non si riesce a pronunciare giudizi etici. Cioè, ci sono dei dilemmi che non sono superabili nella esistenza umana. Ci sono dei dilemmi che non sono superabili, però anche chi è... che assume il relativismo delle differenze, non può dimenticare certi elementi che Wittgenstein chiama primitivi, relativi all'umanità. Ad esempio, sull'infibulazione. Io, come donna adulta, fin troppo adulta, occidentale e tutto quello che volete, italiana, condanno l'infibulazione perché è un'azione di carattere violento che limita l'autonomia e la libertà di un altro essere. Dunque, in questo caso non ho difficoltà a pronunciare un giudizio di valore, anche se sono diciamo relativista nel senso che dicevamo prima, cioè amante delle differenze. Dunque c'è uno zoccolo duro dell'essere umani che Wittgenstein chiama il primitivo,
Ciò per cui quando ti fa male qualcosa io ti guardo degli occhi, dice lui, non ti guardo la parte malata, c'è qualcosa di umano che è la base della, in certi casi, della risoluzione del conflitto. Nel caso delle infigurazioni io non ho alcun conflitto. Ultima domanda, veramente rapidissima. Io vorrei fare una riflessione comune, una domanda, perché mi sembra che, diciamo, la domanda che esca fuori da tutte e due relazioni è il problema che esce fuori è la differenza tra multiculturalità e interculturalità. E secondo me è una differenza importante che oggi spesso si confonde, soprattutto nei discorsi ideologici. Cioè, ieri, ad esempio, si parlava un po' di questo studioso giapponese, Sakai, che appunto criticava, con la sua idea dell'indirizzo etnolinguale, l'approccio multiculturale alla traduzione, con l'idea che non è che esistono una pluralità delle entità linguistiche chiuse in sé, omogenee, e che poi c'è la traduzione come qualcosa che viene dopo, come un'aggiunta che viene dopo a connettere le monadi, le entità linguistiche già costituite. Cioè, come diceva anche Luca ieri, la traduzione è quello che viene prima, cioè prima delle lingue. Certo. E secondo me questa è una critica alla multiculturalità, perché la multiculturalità è ovvio che si basa su una differenza, ma si basa su una differenza che lei ha nominato differenza indifferente. Cioè, una differenza che, tra l'altro, non include la trasformazione. Cioè, la multiculturalità è, per certi versi, il multiculturalismo, diciamo così, l'ideologia della intrasformabilità del mondo, da un punto di vista ovviamente culturale. Cioè, la domanda è la traduzione come una critica alla multiculturalità per un'altra politica dell'interculturalità, non importa come la chiamiamo, ma comunque secondo me proprio il fenomeno della traduzione è un esempio attraverso il quale si può criticare proprio l'ideologia del multiculturalismo, come dicevo, che si basa su una differenza, o una differenza culturale, ma una differenza che rimane estrinseca e non immanente. Da, pa, upravo ono što ja vidim kao jednu veoma, veoma zanimljivu vezu jeste veza između razmišljanja o prevođenju, mišljenja, misli o prevođenju i onoga što se u novije vreme pojavio kao transkulturne studije. Transkulturne studije koje, za razliku od interkulturnih, ili multikulturnih odnosa još više, transkulturne studije koje, osim što su pokušaj da se pronađe taj u stvari ne zajednički jezik, koliko prevođenje, upravo prevođenje između koje bi došlo do, između kultura koje bi dovelo do nekakvog onog jezika koji bi mogao biti u stvari jezik transformacija, recimo, ili upravo pomažu da govorimo o tome, o tim stalnim prevođenjima i između kulture i između jezika koji su nam neophodni svakoj kulturi da bi živela, pa i svakom jeziku da bi živela. Tako da su, a opet zanimljivo je da je, recimo, od svih različitih varijanti transkulturnih teorija koje postoje, opet su veoma određene svojim jezičkim arealom, da tako kažem. Tako da one teorije koje dolaze iz frankofonih zemalja, jezika, kultura, imaju druge karakteristike od arija koja dolaze, recimo, iz hispanofonih zemalja koje kreću i damo i sa Kube i sa Kariba upravo, ili opet
kažem anglofonih koje su opet imaju sasvim, sasvim drugu vizuru i drugu problematiku. Tako da, je, u svakom slučaju uvijek se vraćamo na pitanje prevođenja. Zapravo. Parole. Ma sono del tutto d'accordo con quanto ha detto Sasha. C'era una cosa che volevo dire, un esempio. Mi è sembrato, intanto la traduzione è, viene prima, ma viene prima, come dicevo prima, non perché è originaria, nel senso, ma perché è costitutiva, cioè si parla a partire da situazioni di traduzione, si usa una lingua che è già una lingua in traduzione. È significativo l'autocritica che hanno fatto i sostenitori della creolizzazione e anche Jean-Luc Amsel, che ha parlato di logiche meticce. Perché? Perché parlare di creolizzazione è come dire che c'è una lingua pura che si è creolizzata. Beh, dovremmo invece dire che tutte le lingue sono creole all'origine, sono meticce all'origine, sono già in traduzione. L'alternativa è il mito della lingua unica, della lingua pura, ma non c'è lingua se non la pluralità, se non nella pluralità. Le riletture più recenti che sono state fatte del mito di Babele vanno in questa direzione, nel dire che il mito di Babele non è il mito della confusione, ma è il mito della presa d'atto della pluralità delle lingue, quindi della ricchezza del fatto che all'origine la lingua originaria è appunto un mito, cioè una nostra proiezione, la mancanza di qualcosa che riteniamo che ci manchi, ma in realtà è la condizione, è una condizione di pluralità. Comunque sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto e quello che ha commentato Alessandra. Ringrazio nuovamente gli speaker per queste interessanti presentazioni e darei 4 minuti di pausa perché abbiamo un po' sforato, soprattutto per le nostre traduttrici. Grazie alle 5 traduttrici. Punto riprendiamo. Grazie ancora a voi. Io volevo ringraziare le traduttrici che stanno veramente facendo.